Il riciclo magistrale, quello fatto per Natale. Benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un riciclo spettacolare, ragazzi. Ho creato con voi questo bellissimo nordico, anche un po' shabby, alberello di Natale. Non è stupendo, tutto glitterato, molto essenziale, pulito nelle forme, davvero bellissimo. Volete sapere con cosa l'ho fatto? E allora basta parlare. Spostiamoci di là e vediamo l'alberello nordico come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro alberello delle nevi. Innanzitutto il protagonista, il corpo del nostro alberello. Questo qua, una comunissima spazzola lava biberon. Quante ne abbiamo? Quanti bimbi abbiamo cresciuto e poi non abbiamo usato più queste spazzolone? E allora riutilizziamole, magari proprio il ricordo dell'epoca in cui nostro figlio era piccolo. Io ce l'ho nuova per rispetto vostro, ma voi naturalmente usatene una da riciclo. Ovviamente, poi forbici, pinze, un dischetto, uno o due dischetti di legno. Io li ho comprati, ma si trovano facilmente, anche andando dai falegnami riescono a darvene con facilità delle rondelline di legno, ma oramai li vendono un pochettino in tutti i negozi, diciamo così, di fai da te. Del glitter io l'ho scelto bianco, poi un pochino di acrilico bianco, un pochino di vinavil, anche qui ne serve giusto un goccio, un pennello, un paio di forbici e pistola per colla a caldo con relativa stecca. Iniziamo subito. E iniziamo proprio dal nostro mega scovolone. Innanzitutto lo estraggo dal manico perché più gambo ho, meglio è per me. Dopodiché decido un'altezza, che nel mio caso sarà questa, e con le pinze a quest'altezza eliminerò l'eccesso. E facciamo in modo di richiudere tenacemente l'apice, perché sennò tutti i pelini saltano fuori. Come facciamo? Puntiamo il tutto con un punto di colla a caldo. A questo punto prendiamo un paio di forbici abbastanza taglienti e cominciamo a sagomare il nostro alberello. Quando avrà una bella forma, man mano che la girate, sarà bello e pronto. Ora ditemi, non è una soddisfazione incredibile? Prendo tre dischetti in legno, io li ho presi così, un po' a degradare, e pratico al centro di ognuno un foro. Adesso siamo pronti per incollare i vari pezzi, quindi con la pistola per colla a caldo sovrappongo il mio strato di legno, che adesso appare così. Naturalmente stando attenta che tutti i fori combaciassero, è abbastanza evidente perché si vede quando li sovrapponete. All'interno del foro puscio un pochino di colla a caldo, così, e inserisco il mio alberello fino in fondo, stando attenta a che stia dritto, dritto, dritto. E adesso una delle parti più divertenti, con un pennellino e un po' di vinavil, sporchiamo così disordinatamente, quindi sporchiamo tutto il nostro alberello sulle punte, all'interno, e facciamo piovere su di esso una nevicata di glitter. E voilà! Ora io non so se voi vedete quanto sbrilluccichi, lo metto al sole, è bellissimo. Per
prima di mettere via il glitter, una cosa fuori programma. Io ho queste stelline adesive che voglio trasformare in un puntale per il mio alberello. Cosa faccio? Ne prendo due, quindi le incollo l'una sull'altra. Dopo averla incollata, la sporchiamo tutta di vinavil, fronte retro, la recuperiamo dopo. Prima di recuperarla voglio rendere un po' shabby il mio alberello, semplicemente passando un po' di bianco a mo' di neve qui sulla corteccia del legno. A questo punto recuperiamo la nostra stellina, punto di colla a caldo sull'apice dell'alberello e naturalmente poggiamo il puntale. Il nostro alberello è bello e pronto per essere esposto tra le più belle delle decorazioni natalizie. Chi l'avrebbe mai pensato che uno scovolino per pulire le bottiglie e il biberon potesse diventare qualcosa di così magico dopo averlo riciclato? E allora, felice Natale, pieno di riciclo a tutti, un Natale low cost ma pieno di gusto e di bellezza. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Avreste mai immaginato che era semplicemente una spazzola pulisci biberon, una spazzola per pulire le bottiglie? Bene, quando si usurano, si fanno vecchie, che ci vuole? Basta tagliarle con forma conica, mettere due dischetti di legno e il gioco è fatto. Se le avete colorate, niente paura. Basterà una spruzzata di bomboletta di qualunque colore vi vogliate fare il vostro alberello e il gioco sarà fatto. Facile come pulire una bottiglia d'acqua. Bene, se questo video vi è piaciuto condividetelo, pollice in su e soprattutto venitemi a trovare su Instagram e su Facebook, dove mando ogni giorno una miriade di video creativi. Vi aspetto sempre in tanti qua e vi ringrazio, ringrazio tutti i nuovi iscritti, ringrazio i vecchi iscritti, ringrazio tutti coloro che rimpolpano le fila di Arte per Te, perché ragazzi abbiamo superato i 200.000 iscritti. E questa bella sensazione di parlare a qualcuno che dall'altra parte c'è e mi ascolta, non sapete che soddisfazione dona. Io spero di restituire la soddisfazione, il piacere, l'amore che mi arriva con altrettanto amore, passione e gioia di creare. Bene, se è così, fate sì che Arte per Te venga conosciuto sempre da più persone possibili. E per farlo basta condividere i video, mentre per parlare con me basta lasciare un commento qua sotto. Io vi mando un grande bacio a tutti, vi ringrazio sempre tanto per la vostra presenza e ci diamo appuntamento sempre qui per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona preparazione al Natale e alla prossima volta, ciao!